Iniziativa lodevole da parte dell'amministrazione comunale di Sessa Cilento di conferire la cittadinanza onoraria a tre personalità del campo medico. Nei mesi trascorsi e quotidianamente sono al servizio dei cittadini per contrastare il coronavirus. Mi voglio complimentare con l'amministrazione comunale, con il sindaco di Sessa Cilento, il collega Giovanni Chirico, per aver preso questa iniziativa lodevole di conferimento di una cittadinanza onoraria a tre personaggi illustri. Non dimentichiamo tra l'altro che due di questi personaggi sono figli della nostra terra, del Cilento. Mi riferisco proprio al padrone di casa, al direttore scientifico Gerardo Botti, che è di Sessa Cilento, originario, vive a Sessa Cilento quando può, durante appunto i fine settimana, e anche il direttore generale del Pascale, il professore Attilio Bianchi, originario di Futani. Quindi voglio dire, veramente una bella iniziativa, un bel riconoscimento a queste figure che tanto si fanno valere nel panorama della ricerca scientifica e soprattutto nella competenza medica e tecnica, e portano lustro alla Fondazione Pascale, che è una delle eccellenze campane riconosciute a livello mondiale. Molto spesso magari si danno per scontate certi riconoscimenti, invece non deve essere così. Oggi è giusto che venga riconosciuto il valore di queste persone, della loro dignità e soprattutto del loro impegno scientifico e medico. In modo particolare in un momento storico come questo, dove l'impegno di tanti sanitari, di tanto personale medico, infermieristico, ha fatto la differenza nell'affrontare una pandemia come il coronavirus. La cittadinanza onoraria vuole essere un messaggio forte di positività per l'intero Cilento dopo un periodo nefasto. Un'emozione grandissima, un'emozione fortissima. Per noi è un orgoglio, una nota di orgoglio, una nota di emozione fortissima, appunto, come dicevo, perché non è limitato solo al nostro contesto territoriale, a Sessa Cilento, ma sono tre personaggi che danno un lustro e forza a tutto il Cilento, a tutta una comunità. E la loro presenza, la loro vicinanza, ovviamente agevolata dal nostro concittadino professore Botti, ha fatto sì che in un periodo nefasto, un periodo nero per noi tutti, per il mondo intero, le loro parole, la loro vicinanza, il loro incoraggiamento hanno dato comunque stimolo positivo alla popolazione cilentana e in particolare ovviamente a Sessa Cilento. L'emozione per me è indescrivibile, da cittadino di Sessa per me è un onore avere il professore Acirto, Botti e Bianchi cittadini onorari. Una piccola comunità come la nostra riesce comunque a esprimere un cordoglio, un pensiero, un'emozione, un'azione meravigliosa in questi tre personaggi, in riferimento ai tre personaggi. È un'emozione forte, è un messaggio forte anche, di positività io dico.